coinvolgere, quindi che la polizia di Stato abbia... 14 febbraio è San Valentino, la festa degli innamorati, ma parlare di amore non è più sufficiente. Questo è quanto hanno deciso al Polo Tecnico Aldo Capitini di Perugia, una giornata ad analizzare il vero significato della parola amore, che non può in nessun caso includere azioni e gesti violenti, né tantomeno può comprendere i femminicidi. Insieme alla dottoressa Rosalba Stramandino della Polizia di Stato, l'avvocato Saskia Soli dell'Associazione Cammino e la dottoressa Antonella Junti, dirigente ufficio scolastico regionale, è stata presentata la campagna permanente di sensibilizzazione promossa in tutto il territorio italiano dalla Polizia di Stato, che si intitola Questo non è amore. Noi abbiamo intervistato Rosalba Stramandino e Antonella Junti. Dottoressa, proporzionalmente sembrano dati in crescita, però evidentemente c'è più propensione per denunciare il reato, è così? Ma assolutamente sì, questo dipende non soltanto dalle campagne di informazione, ma anche dalla presa di coscienza da parte delle donne, che fa sì che un fenomeno pressoché sommerso, perché è ristretto comunque alle mura domestiche, pian piano emerga. Ecco, dottoressa, quale impatto si può pensare di ottenere con una iniziativa del genere sulle coscienze giovanili e perché no, che poi che saranno le donne e gli uomini del futuro? Giornate come queste servono per appunto far riflettere i ragazzi, mettere a fuoco dei problemi, situazioni che in realtà si possono verificare e che nel momento in cui si verificano loro devono essere in grado di decodificare. Quindi giornate come queste servono per risvegliare un po' le coscienze dei ragazzi, educarli anche ai sentimenti e al rispetto degli altri. Antonio Sbordone, il nuovo questore di Perugia, prende il posto di Mario Finocchiaro. Sbordone ha guidato finora la questura di Reggio Emilia, dove era dal novembre del 2017. Nato a Napoli il 21 dicembre del 62, ha cominciato la sua carriera al reparto mobile di Genova. Il nuovo questore di Perugia ha quindi prestato servizio per 20 anni, 5 dei quali come dirigente alla Digos di Napoli. È stato poi vicario questore a Pesaro e di Salerno e questore di Ferrara. La nomina di Sbordone è stata disposta dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza nell'ambito di un ampio movimento di dirigenti che ha coinvolto 14 città italiane. Il commissario Fara Bollini, d'intesa con le regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, ha approvato oggi in cabina di coordinamento la nuova ordinanza che disciplina l'autocertificazione dei professionisti e le fasce di importo relative alla tipologia di intervento a cui si applica. Con ordinanza Omnibus si interviene sulle maggiorazioni per le murature, l'incremento del compenso per la realizzazione dei piani attuativi, l'alienazione del diritto sull'immobile, l'acquisto del terreno per le opere pubbliche e il pagamento degli oneri di occupazione del suolo che saranno ricompensati nel contributo. L'incremento del numero di incarichi per le relazioni specialistiche e i nuovi scaglioni per la retribuzione delle spese tecniche e professionali. Nella cabina è stata anche ratificata la nomina del Comitato Tecnico Scientifico, che vede la partecipazione di componenti di elevata professionalità ed esperienza in vari settori. L'avvocato abruzzese, nato nel 1959, Giovanni Legnini, già parlamentare della Repubblica, è stato nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, quale nuovo commissario straordinario per la ricostruzione nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. L'incarico affidato a Legnini, che decorre da oggi e durerà fino al 31 dicembre 2020, era stato precedentemente svolto dal professor Piero Fara Bollini, cui vanno, come si dice in questi casi, i ringraziamenti della Presidenza del Consiglio per il lavoro svolto. La nomina è arrivata in considerazione della proroga dello stato d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle quattro regioni. Sono state presentate oggi a Roma, presso la sede del Parlamento europeo in Italia, le iniziative delle celebrazioni benedettine 2020, festeggiamenti organizzati dalle comunità civili e religiose di Norcia, Subiaco e Cassino, in onore di San Benedetto, patrono d'Europa, portatore del messaggio di unità e pace, oggi rappresentato simbolicamente dalla fiaccola Pro Pace et Europa Una.
Alla conferenza stampa hanno preso parte il sindaco della città di Norcia, Nicola Alemanno, di Subiaco, Francesco Pelliccia, e di Cassino, Enzo Salera. Le celebrazioni anche quest'anno sono state insignite dell'alto patrocinio del Parlamento europeo a firma del presidente dell'Assemblea, David Maria Sassoli, che sottolinea l'importanza del messaggio benedettino, mettendo in rilievo la straordinaria importanza dei valori della giustizia, della pace e la loro diffusione fra i popoli e i responsabili della politica, e di quanto i giovani siano fondamentali per il futuro dell'Europa. Lunedì 17 febbraio alle 21:15 allo spazio Zoot di Foligno, ultima tappa per questa stagione della tournée di commedia con Schianto, struttura di un fallimento tragico, scritto e diretto dall'artista tuderte Lin Ferracchiati. Sul palco Caroline Baglioni, Michele Balducci, Elisa Gabrielli, Silvio Impegnoso, Ludovico Roll, Alice Torriani e la voce di Aristofane Giorgio Crisafi. Lo spettacolo è prodotto dal Teatro Stabile dell'Umbria, che ha accompagnato praticamente fin dagli esordi il giovane regista e autore. Un giovane autore, in parte affermato, in parte no, sta elaborando il suo ennesimo testo teatrale e lo fa durante le prove con gli attori. Il tema è la scrittura come strumento di conoscenza della vita. Per l'autore la cosa più importante è l'empito creativo, il motore dello slancio iniziale, ossia il precipitare violento della creazione. Per questo, per rimanere ancorato all'empito, vista la pressione del sistema produttivo, comincia a scrivere quanto gli accade, a sviluppare sulla carta il potenziale non colto. A un certo punto, però, realtà e invenzione si accavallano, le scene diventano troppo caotiche, insomma qualcosa va storto. Certo è che però non possiamo raccontarvi tutta la sinossi, quindi lunedì sera appuntamento allo Zoot di Foligno. Quinta vittoria consecutiva nel Pool D di Champions League per la Circe Como Monini Perugia. I Black Devils già sicuri del primo posto e quindi della qualificazione ai quarti di finale prima di scendere in campo, espugnano il Palasport del Benfica Lisbona Volley in 4 set. Volano a 15 punti. Dopo 5 gare sono, con una giornata d'anticipo, una delle migliori 4 che saranno quindi teste di serie nel sorteggio della fase ad eliminazione diretta. Salve amici del Centro Meteo Italiano. Anticiclone in piena spinta sull'Italia con moderato aumento termico e stabilità prevalente. Vediamo quindi nel dettaglio le previsioni per sabato 15 febbraio. Al mattino bel tempo e ampie schiarite su tutta la penisola con residui addensamenti al sud e innocua nuvolosità alta in transito sulle regioni settentrionali. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo sostanzialmente stabile e asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata e in nottata non sono attese variazioni di rilievo, attenzione alla formazione di nebbie o foschie dense sulla Valpadana a confine tra Veneto, Romagna e Bassa Lombardia. Per quello che riguarda le temperature, le minime subiranno un generale calo, mentre le massime sono attese stazionarie o in lieve aumento. Tutte le previsioni dettagliate per le vostre località le trovate sul nostro sito oppure sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.